Andrea Sanna, bomber di questo Arzachena che vola in testa. Avete vinto alla Musée, gli altri risultati vi avvantaggiano. Tutto bello, no? Una trasferta per voi proficua. Beh sì, se sono questi i risultati, bene. Non ci interessa più di tanto essere primi da soli o secondi. L'importante è stare comunque più in alto possibile per portare avanti questo progetto che abbiamo iniziato alla grande, direi, perché stiamo andando proprio bene, forse meglio di quanto ci si aspettasse. Un gol che comunque mi porta morale di nuovo e che fa vincere la squadra soprattutto. Ecco, un altro gol e quindi questa, diciamo, tua fase di infortunio, quindi questa fase negativa l'hai messa alle spalle. Sei rientrato e sei stato subito decisivo. Sì, anche domenica scorsa sono riuscito a stare in campo 90 minuti, trovando proprio alla fine il gol decisivo. Questa volta all'inizio, però poi dopo circa 70 minuti si è ripresentato il problema. Sentivo la gamba un po' pesante, infatti ho chiesto di uscire perché non stavo benissimo, peccato. Però penso di comunque lavorare bene in settimana per rimettermi a posto. Grande Andrea, vai a te! Senti, nel tuo gol bellissimo perché l'hai stoppato bene, l'hai piazzata, però anche grande lancio di Dadona. Sì, una grande intuizione sua, gli ho chiamato palla e è riuscito a mettermela perfetta. Poi si dice, quando stoppi bene la palla è il 50% del gol. Senti, una gara durissima, giusto? Sì, ma si sapeva. Qua alla Musée sapeva che conoscendo un po' di giocatori e comunque anche il posto che è caldo, si sapeva il tipo di gara che andavamo ad affrontare. Ci siamo preparati bene e l'abbiamo dimostrato in campo. Voi siete tranquilli, però poi la classifica dice che siete i primi. Allora, che cosa c'è dietro questo primato? Non te lo so dire, guarda, forse anche un po' di fortuna, dai, perché alla fine potevano pareggiare loro e la palla è andata fuori. Domenica scorsa al 90esimo abbiamo fatto il gol noi che ci ha dato i 3 punti, quindi sicuramente un po' di fortuna, poi anche comunque il cuore di tutti i ragazzi che ce la stanno mettendo tutta. Ecco, si può dire che questa Arzachena è una squadra tosta, compatta, che non molla mai, che quando segna difficilmente poi si fa infilare. Sì, è vero, è una squadra comunque tosta, probabilmente nessuno se l'aspettava perché prima del campionato magari sì, qualche acquisto buono, però non si poteva sapere che potesse uscire questa forza di gruppo, questo spirito in campo. Siamo riusciti e speriamo di portarla avanti per il più possibile perché è bello giocare così. Senti, invece per il tuo gol c'è una dedica particolare? Comunque è un gol importante, una È vittoria. un gol importante che voglio dedicare a tutti i miei compagni perché poi gli ultimi 20 minuti quando sono dovuto uscire hanno sofferto tanto e quindi la dedica per loro. Ecco, io faccio i complimenti sicuramente a te per il gol, alla squadra, ma in particolare ai difensori. Hanno respinto di tutto e hanno saputo contenere la forza rabbiosa della Musée. Sì, i difensori sono andati benissimo. Soprattutto sulle palle alte dove c'era Figos che lo conosciamo che è fortissimo di testa. Si sono comportati benissimo, infatti ci va un grande applauso a loro perché altre volte magari avevano peccato, questa volta sono stati implacabili. Grazie Andrea Sanna, complimenti ancora, in bocca al lupo. Grazie, ciao ciao.